credo che davvero si dimostri come sia preziosa la collaborazione tra Regione Liguria e in particolare il suo laboratorio di restauro, il Museo Diocesano, che sempre di più sta ospitando i lavori che si riescono a restaurare, perché tanto il patrimonio che abbiamo, non dico nascosto, ma che bisogna valorizzare, restaurare e riportare a fruizione pubblica. Questi rilievi, che sono rilievi lignei che raccontano la passione, sono veramente molto belli, dalla tecnica assolutamente raffinata, ed è stato molto importante il lavoro meticoloso, il lavoro sia del laboratorio di restauro, ma di un grande gioco di squadra tra laboratorio, l'Università di Genova, che ha condotto una ricerca approfondita per poi arrivare al restauro, e la direzione della sovrintendenza, che ovviamente ha diretto i lavori e ha prodotto le opere che si vedono esposte. E quindi è bello, io penso, che Regione Liguria collabori col suo laboratorio, con le altre istituzioni e soprattutto col Museo Diocesano, che di fatto si sta arricchendo, diciamo, di mese in mese del lavoro dei nostri tecnici, che è un lavoro dietro le quinte ma assolutamente prezioso. Sì, si tratta appunto di una bellissima collaborazione, e una collaborazione che funziona molto bene perché ha dato dei risultati straordinari, quindi ne siamo più che contenti. Crediamo anche che sia l'unico modo per riuscire a realizzare in questi tempi davvero molto difficili dei risultati buoni, positivi, soprattutto che mettano in rilievo la qualità straordinaria di un patrimonio che spesso non conosciamo. Questa figura ha soltanto il volto, di fatto. Ce ne sono alcune che emergono di più rispetto ad altre, no? Che hanno meno centimetri di rilievo, e tutto ha un senso, tutto ha una sua spiegazione di impostazione. Anche veniva spiegato durante la presentazione della mostra dall'università anche questa prospettiva, no? Si gioca sulla prospettiva in rilievo. È ovviamente una tecnica importante, minuziosa, e non è facile l'attribuzione, tant'è vero che non si sa chi è l'autore di questi rilievi. Li si può attribuire, diciamo, al periodo storico, alla bottega del Maragliano, però andrà avanti anche questo tipo di lavoro, che è importante.